Signore, sia lodato, ringrazio Dio con tutto il cuore perché sono qui per lodarlo, per benedirlo. E voglio raccontare brevemente come che questa sera mi trovo qui, da credente, e come il Signore ha salvato la mia vita. Non sono nata in una famiglia di cristiani evangelici, però ringrazio Dio con tutto il cuore perché fin da bambina ho potuto frequentare la scuola domenicale e per quanti non sanno, voglio per un attimo dire che cos'è la nostra scuola domenicale. È una scuola che si svolge appunto di mattina e ogni bambino, ogni ragazzo, ogni adolescente, ogni giovane, adulto, ognuno può meditare la parola del Signore attraverso dei manuali. E così io all'età di 9 anni mi sono ritrovata in una scuola domenicale delle nostre chiese e ringrazio il Signore con tutto il cuore perché ho potuto imparare fin da bambina la sua parola e come Paolo diceva a Timoteo posso perseverare nelle cose che ho imparate e di cui ne ho acquistata la certezza, sapendo da chi le ho imparate e che fin da bambina ho avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali mi hanno dato la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. È un verso che porto sempre con me nel mio cuore, perché così fin da bambina ho potuto meditare questa parola meravigliosa, ho potuto conoscere una cosa che il mio cuore sempre desiderava, cioè la salvezza dell'anima, una salvezza che si può sperimentare qui mentre siamo in vita. Ringrazio Dio perché attraverso questa parola è arrivata una serata speciale, durante la quale ho piegato le mie ginocchia davanti al Signore. Ho detto, Signore, questa meravigliosa salvezza che è nella Tua parola, io la voglio realizzare personalmente. Cosicché per quanti mi ascoltano posso dire che in quel momento, pure da bambina, ho potuto realizzare il grande amore, la grazia del Signore nel mio cuore. Da quel momento ci sono stati diversi problemi, diverse difficoltà che hanno sempre cercato di portarmi lontano dal Signore. Ma posso dire che né morte né vita, né angeli, né principati né potestà, né cose presenti né cose future mi separeranno dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Così sono passati diversi anni durante i quali poi mi sono sposata e il mio desiderio fin da quando ho fatto questa meravigliosa esperienza della salvezza è stato sempre quello di poter servire il Signore. Non ci sono stati sempre giorni felici, però posso dire che anche durante i giorni tristi ho realizzato la grazia del Signore. Posso dire anche durante la malattia ho potuto sperimentare il sostegno, la forza, l'aiuto che il Signore può dare alla nostra vita. E ringrazio il Signore ancora in questa sera perché sono qui insieme a mio marito e ai miei figli per lodarlo, per benedirlo, per servirlo come piace a Lui. Il Signore sia lodato. Abbiamo adesso la gioia di avere tra di noi il fratello Emmè, è un fratello ivoriano dalla Costa d'Avorio, ma è anche in Italia per motivi di lavoro presso una scuola francese a Milano e poi nel tempo che gli resta torna giù nella sua nazione, svolge un ministero itinerante nelle chiese. Andiamo a pregare per lui e per questa nazione. Vieni. Pace a tutti, il Signore vi benedica. Veramente è un gran onore essere in mezzo a voi, ma prima di tutto volevo portare le salutazioni del pastore
che prende cura dei bambini, Adi, Adimbo Krui, pastore Geremia, vi saluta caramente e volevo dirvi che questo gesto che avete fatto, avete messo in cuore dei bambini una grande speranza. E quelli che hanno visto i bambini che sono venuti con noi in questa missione, il fratello Alessandro, i due Alessandro e il fratello Claudio, hanno visitato i bambini e poi si sono reso conto che veramente il pane che avete buttato ha portato frutto. E vi dico la verità perché eravamo tutti commossi, no? Perché il fratello Alfonso Meluso ha fatto un'opera che i propri nipoti non sapevano, l'hanno saputo solo quando sono andati in missione. Veramente il Signore si è lodato, il Signore si è benedetto per questa bella opera e noi pregheremo per voi affinché voi continuate a investire in questi bambini che saranno la generazione di domani. Forse tra di loro ci saranno missionari, pastori, mogli di pastori, anziani di chiesa. Il Signore sia lodato. Io mi tengo davanti a voi come un gran trofeo della grazia di Dio. Io sono convertito in 1995 all'età di 20 anni, ma sono nato in una famiglia cristiana, ma non è evangelica. Mia mamma era molto religiosa e ci portava sempre in chiesa. Andiamo sempre in chiesa perché c'è un padre italiano, Gianfranco, e poi abbiamo la tessera per fare bella figura, per avere la colazione. Dobbiamo assolutamente andare in chiesa. E poi quando torniamo a casa la mamma ci chiede: ma avete salutato il padre? Fatemi vedere le tesserine, le avete firmate? Quindi noi andiamo in chiesa per formalità, ma il nostro cuore non è in chiesa, solo per fare piacere alla mamma, per avere dei regali. E poi cammino facendo, io all'età di 20 anni devo fare la maturità, facevo la classe di filosofia e il mio professore era un po' ateo. E poi lui ci bombardava della filosofia esistenzialismo di Jean-Paul Sartre, quasi. Io ero molto disturbato, non so a chi rivolgermi. E poi qualcuno mi ha chiesto, un amico da molto tempo che lui mi seguiva e sempre mi invitava in chiesa, ma io rifiutavo, mi invitava in chiesa e poi ho detto: guarda, io sono nei guai, non so quale strada prendere. E il professore dice così perché tutti noi studenti, i nostri idoli sono i professori. Quelli che dicono i professori è come una parola del Vangelo nelle, come si dice? Nei virgolette, grazie. E poi mi ha detto: no, tu prendi la Bibbia, leggi il Vangelo di Giovanni o di Romani. E poi ho scelto l'epistola ai Romani, come voi italiani, scritto da Paolo agli italiani. E come Martin Luther mi sono messo a leggere l'epistola ai Romani. Quando ho finito di leggere l'epistola, ho sperimentato qualcosa veramente potente nel mio cuore. Quando la Bibbia dice che io ti darò un cuore di cane, io l'ho capito bene, perché quando ho finito di leggere l'epistola, dentro il mio cuore c'era un rumore come quando uno inserisce una moneta nella macchina di caffè. Quel rumore che fa la macchinetta, questo è successo proprio nel mio cuore. E al momento, io penso che è quel momento che sono nato di nuovo. Perché quando sono uscito, i miei amici mi hanno invitato a andare a bere, a fare le cose brutte. Il peccato che io amavo, mi sono reso conto che odio questo peccato. E da quel momento la mia vita è cambiata. Sono andato a casa e poi mia mamma mi ha detto che l'anno prossimo tu devi fare i riti africani, perché questi riti sono demoniaci. E ho detto: no mamma, io non voglio fare. E mia mamma mi ha guardato e mi ha detto: come? Non vuoi farlo? E poi i miei fratelli l'hanno fatto. Ma anni dopo mia mamma ha confessato che tra tutti i miei figli ho visto che Aimé è proprio cambiato. Tutte le cose brutte che faceva lui non lo fa più. E come dice la Bibbia, se uno è in Cristo è una nuova creatura.
Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Io mi tengo con voi, ho trovato un posto alla croce di Cristo. E mi tengo qua come un gran trofeo della grazia di Dio. Il Signore sia lodato. Abbiamo detto al principio del culto che abbiamo la gioia di avere tra di noi Pastore Vitale, conduce la chiesa di Sant'Arpino e San Giovanni a Teduccio. Vogliamo pregare che il Signore possa guidarlo per parlare al nostro cuore, donarci una parola secondo i nostri bisogni. Prima della parola però vogliamo ascoltare il nostro coro Adi Napoli, che offre alcuni inni alla gloria di Dio e per la nostra edificazione. Venite. Dio sia lodato. Per me stasera è un onore presentare il coro. Il fratello ricordava l'opera di qualcuno che ha seminato, di aver sparso del pane sulle acque e oggi se ne raccoglie il frutto. La sorella ricordava che è frutto delle scuole domenicali. Io ringrazio Dio perché ieri parlavo con la sorella Paola e ricordavamo che questo coro manca poco per arrivare all'età di 30 anni, dove un gruppo di fratelli e sorelle hanno sentito nel cuore di unirsi per cantare le lodi al Signore. Bene, questo è il frutto di un qualcosa iniziato tempo fa. Anche noi adesso ci riuniamo ogni venerdì, studiamo la parola, studiamo il canto per poter offrire il canto al Signore, per poter dire che Dio è grande, per poter cantare le lodi a questo grande Dio. E stasera noi canteremo due canti, due inni che il primo canta proprio della grandezza del nostro grande Dio e il secondo proprio in risposta alla grandezza di questo Dio mette me, noi e tutti quanti voi in una condizione di dire: Signore, noi stasera vogliamo offrirti il nostro cuore. Che Dio possa benedire quest'opera, vi chiediamo di pregare, non lo diciamo per retorica, lo diciamo perché sappiamo che la preghiera veramente può cambiare le cose. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere e Dio ci benedirà insieme. A Dio sia la gloria.
Signore certamente ci aiuterà come sta facendo, la nostra fiducia è in Lui e questa sera Egli non mancherà, sono certo di esaudire il desiderio del nostro cuore, perché tutti noi desideriamo ancora incontrarlo, essere consolati e benedetti da Lui. Gloria al nome del Signore. Con voi voglio leggere il capitolo 1 del libro di Daniele. Daniele, capitolo 1, leggeremo l'intero capitolo. Gloria al Signore, alzate in piedi. Gloria al Signore. Daniele, capitolo 1, amen. Il Signore sia lodato. Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenaz, capo degli eunuchi, di condurgli dei figli di Israele di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva e ordinò di istruirli per 3 anni dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azzaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose nome Baltassar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azzaria Abednego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Questi disse a Daniele: «Io temo il re, mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se egli vedesse le vostre facce più magre di quelle dei giovani della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re». Allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misael e di Azzaria: «Ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni. Dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare». Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro legumi. A questi 4 giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visione e di sogni. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azzaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava 10 volte superiore a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. State pure comodi, fratelli. Gloria al nome del Signore. Daniele è l'uomo grandemente amato, così come dichiarò l'angelo Gabriele quando gli apparve in una visione, di cui conosciamo tanti aspetti della sua vita rispetto ad altri profeti. Questo primo libro del suo libro
ci introduce innanzitutto in un tempo preciso, il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, quando Nabucodonosor, quando Dio diede a questo re di Babilonia di conquistare Gerusalemme e di assediarla. Ma ci introduce anche in un luogo preciso, che è la corte del re di Babilonia, dove Daniele fu condotto insieme ai suoi amici, perché il re aveva detto ad Aspenaz, il capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele, di stirpe reale, di famiglie nobili. Dovevano essere, abbiamo letto, ragazzi senza difetti fisici, di bello aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti. E tra di loro c'erano questi figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azzaria. Ma questo capitolo ci introduce anche in una situazione ben precisa, quella della cattività, quella della prigionia, quella della schiavitù in terra straniera, e con un obiettivo preciso da parte del re, del nemico in quel momento di Israele, di trasformare questi giovani ebrei in funzionari del regno di Babilonia. Infatti dovevano essere capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei, e così fu ordinato al capo degli eunuchi di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Perché ci interessa tanto questa storia? Beh, in primo luogo Daniele aveva soltanto 14 anni quando fu deportato, e quindi la sua esperienza è molto interessante per parlare pure a tanti ragazzi, a tanti giovani che forse considerano l'esperienza cristiana come qualcosa lontano dal tempo, lontano nel tempo, o comunque non attinente alla loro età. Daniele invece aveva soltanto 14 anni, eppure questo ragazzo, o meglio questo adolescente, ha fatto delle gloriose esperienze che sono sicuramente di grande insegnamento per tutti quanti noi, anche per quelli che hanno più di 14 anni, gloria al Signore. Poi questa storia ci interessa perché come popolo di Dio viviamo anche noi in un mondo ostile a Dio e alla sua verità. E sopra ogni cosa ci interessa perché Dio protegge i suoi in qualsiasi condizione o in qualsiasi luogo si vengono a trovare. Gloria al nome del Signore, alleluia. E quindi alla luce di questi motivi vogliamo considerare le lezioni spirituali che sono contenute in questo capitolo. La prima lezione spirituale che troviamo è questa, quella che il nemico delle anime nostre, in questo caso rappresentato dal re di Babilonia, vuole cancellare la nostra dignità o la nostra identità. In particolare, nei confronti di questi giovani ebrei che furono deportati in Babilonia, si cercò innanzitutto di annullare la loro dignità. Infatti li fecero diventare eunuchi. E questo era anche l'adempimento della profezia di Isaia, dove al capitolo 39, al verso 7, è scritto: «Saranno presi alcuni dei tuoi figli usciti da te e da te generati per farne degli eunuchi nel palazzo del re di Babilonia». Non solo, ma dovevano essere istruiti nella cultura babilonese, nella cultura caldea,
In realtà la cultura di Babilonia corrisponde al pensiero del mondo che pone l'uomo al centro e nega l'esistenza di Dio, nega la creazione, nega la vita eterna. Ancora, fornivano il proprio cibo a questi giovani. I cibi ordinati dal re provenivano direttamente dalla mensa reale. Spesso erano cibi che provenivano dai sacrifici agli idoli e quindi, al di là delle caratteristiche nutrizionali proprie del cibo, in realtà questi cibi avevano delle caratteristiche spirituali. Certamente, cari fratelli, comprendiamo molto bene il senso del cibo che talvolta il principe di questo mondo cerca di propinarci, cose talvolta apparentemente normali per secondo il concetto comune, ma che contengono comunque qualcosa di molto importante, di significativo dal punto di vista spirituale. Ma forse il dato più chiaro dell'obiettivo del re di Babilonia era quello proprio di cercare di cambiare l'identità di questi giovani. Pensate, i nomi di questi quattro giovani erano molto significativi e furono cambiati in altrettanti nomi, purtroppo per noi, per gli stessi giovani, estremamente ripugnanti, perché erano i nomi degli idoli babilonesi. Pensate, Daniele in ebraico è Dio è il mio giudice. Divenne Belt-Sazzar, che significa principe di Bel, che era un dio babilonese. Anania in ebraico è amato dal Signore, divenne Shadrach. Rak era il nome del dio sole e Shadrach significava illuminato dal dio sole. Misael, chi è come Dio in ebraico, divenne Mesach. Sach era una dea che corrispondeva alla dea Venere, alla Venere greca, e quindi il significato diventava chi è come Venere. Ed infine Azzaria, il Signore è il mio aiuto in ebraico, divenne Abednego, che significa servo di Nego. Ecco, qui troviamo questo chiaro tentativo da parte del nemico di voler cancellare la nostra identità. Ma impariamo anche una seconda lezione da questo capitolo, che è molto importante quello che decidiamo nell'intimo del nostro cuore. E scopriremo come questo è stato importante nella vita di Daniele, nella vita dei suoi amici. Innanzitutto abbiamo letto che Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Abbiamo detto che Daniele aveva solo 14 anni quando fu deportato e si propose di non contaminarsi con ciò che secondo la legge era impuro. Daniele nel suo cuore prese una decisione molto semplice, ma allo stesso tempo ferma e tale da essere determinante per il corso della sua vita. Ripeto, un adolescente di 14 anni, gloria al nome del Signore. Nessuna azione sarà possibile nella nostra vita, anche in quella di un ragazzo,
anche in quella di un giovane, se non c'è una ferma decisione del cuore. Gloria al nome del Signore. E Daniele seppe prendere questa decisione. Il suo desiderio era molto semplice. Voleva onorare il Signore. Voleva essere fedele al Signore. Oh, sicuramente tutto giocava a suo sfavore. Era un semplice adolescente, era stato strappato dalla sua terra, dai suoi legami familiari, si trovava in un paese straniero, si trovava alla corte del re più potente del tempo, ma seppe prendere questa decisione. Sicuramente Daniele ebbe la forza di prendere una tale decisione perché egli meditava la parola del Signore. Egli aveva deciso di non contaminarsi con ciò che secondo la legge era impuro. Aveva in alta considerazione quello che era scritto nella parola di Dio. D'altronde, in tutto il libro noi vediamo questo attaccamento di Daniele al Santo Libro. Gloria al nome del Signore. E questo sarà anche all'origine della sua preghiera verso il Signore, quando scoprì proprio, leggendo il libro di Geremia, che gli anni della cattività in Babilonia dovevano durare 70 anni. L'aveva scoperto studiando, meditando i libri. Gloria al nome del Signore. Cari nella grazia, e sicuramente la parola di Dio lo ha esortato, lo ha incoraggiato a separarsi da tutto ciò che era contrario a quanto Dio ha rivelato. Sicuramente Daniele ha tratto forza per la sua decisione dalla sua comunione intima con Dio. Non è scritto qui, ma nei capitoli successivi lo troviamo che per 3 volte al giorno Daniele pregava. Gloria al nome del Signore. Oh, sicuramente grazie a questa intima relazione con Dio, per mezzo della preghiera e per mezzo dello studio attento della sua parola, Daniele ha avuto la forza, ha avuto il coraggio, anche a 14 anni, di prendere una decisione così ferma nel suo cuore. Gloria al nome del Signore. E questo ci introduce subito in quella che è la terza lezione che possiamo ricavare da questo capitolo, vale a dire che Dio fa grazia a tutti quelli che temono il suo nome. Gloria a Dio. Egli aveva deciso di non contaminarsi con le vivande e con le bevande del re, ma gli ordini erano gli ordini del re, e il capo degli eunuchi si atteneva strettamente agli ordini reali, così come il maggiordomo a cui erano stati affidati, in particolare a Daniele con i suoi amici. Ma, cari nella grazia, essi, dice la parola di Dio, trovarono grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. O meglio, Dio fece trovare grazia a Daniele e compassione presso il capo degli eunuchi. Gloria al nome di Dio. Possiamo vedere l'aiuto meraviglioso di Dio, il soccorso del Signore verso tutti coloro che temono il suo nome, verso tutti coloro che hanno il desiderio di onorarlo. Indubbiamente ci può sembrare impossibile talvolta seguire quello che è il comandamento del Signore, quello che è la parola di Dio. Dobbiamo riconoscere che umanamente talvolta quello che Dio chiede è al di là delle nostre forze. Ma questa parola ci incoraggia
a porre la nostra fiducia nel Signore, perché Dio onora le decisioni del cuore di quelli che temono Dio. È il Signore che ci aiuta, è il Signore che ci dà la forza. Gloria al nome del Signore. Se io dovessi stabilire la priorità tra la decisione di Dio, tra la decisione di Daniele e l'aiuto che Dio ha dato a Daniele, io non saprei stabilire questa priorità. Ma sono certo, cari nella grazia, che non è tanto importante stabilirne la priorità, se è stata prima la decisione di Daniele, se è stata prima la grazia di Dio. Talvolta non riusciamo a poter fare questa distinzione netta, ma la cosa che è importante sapere per ciascuno di noi è che Dio ci aiuta, che il Signore è con noi. Dio ci fa grazia, gloria al nome del Signore. E cari nella grazia, essi decisero di non contaminarsi con le vivande e con la bevanda della tavola del re. Attenzione, non fecero però a meno di mangiare e di bere, perché naturalmente sarebbero morti di fame. Essi scelsero una dieta molto semplice, fatta di legumi e di acqua. Qualcuno attribuisce ai legumi particolari capacità nutrizionali, non solo l'alto contenuto di fibre che aiuta molto il nostro intestino, ma qualcuno attribuisce ai legumi, una elevata presenza di una sostanza che favorisce le funzioni cerebrali. Ma queste cose, insomma, possono trovare anche il tempo che trovano. A noi interessa piuttosto il significato spirituale che possono avere per noi questi legumi, quest'acqua, perché a noi interessa seguire una dieta molto semplice. A noi Daniele si astenne dai quei cibi prelibati e sofisticati. Mi comprendete? Adesso sto parlando in senso spirituale. Come già prima abbiamo detto, quei cibi non avevano soltanto un valore nutrizionale, ma anche un significato, un valore spirituale, gloria al nome del Signore. Ma il nostro cibo è molto semplice. Gesù è la parola di Dio, è il nostro cibo, gloria al nome del Signore. La parola di Dio è il nostro pane quotidiano, ed è semplice e leggera, come quel cibo che per 40 anni gli israeliti hanno mangiato nel deserto, quella manna che scendeva ogni mattina e si distribuiva intorno al campo degli israeliti. È il nostro cibo quotidiano e noi non abbiamo bisogno altro. Non abbiamo bisogno di cibi prelibati e sofisticati, ci basta la parola del Signore. È sufficiente a cibare la nostra vita ed essa ci fornisce tutto quanto ha bisogno l'anima nostra e il nostro spirito. E poi ci interessa considerare lo Spirito Santo come la nostra acqua, come l'acqua che disseta pienamente. Gesù disse un giorno alla festa dei tabernacoli: venite a me, venite a me, e io, l'acqua che ti ha sete, venga a me, l'acqua che io gli darò diventerà come un fiume. E dice Giovanni, dice che il Signore disse questo parlando dello spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in Lui. Gloria al nome del Signore. Questo Spirito Santo che è un fiume, come una sorgente, qualcosa che non viene mai meno nel tempo, ma che disseta abbondantemente l'anima nostra. L'ultima lezione che vogliamo considerare è che Dio fa dei doni ai Suoi figlioli. A questi quattro giovani Dio diede di conoscere e di comprendere ogni scrittura,
ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Gloria al nome del Signore. E dopo i 3 anni, Daniele e i suoi amici furono ammessi al servizio del re, e su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, il re li trovava 10 volte superiori a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Dio diede a questi giovani il dono di conoscenza, il dono di sapienza, il dono di interpretazione. Dio fa dei doni ai suoi figli, gloria al nome del Signore. Cari, nella grazia, la storia di Daniele è così lontana nel tempo, ma è straordinariamente vicina a noi dal punto di vista spirituale. Il piano di Dio per la Chiesa, per ogni credente, è quella di modellarci secondo l'immagine del suo figliolo Cristo Gesù per mezzo dello Spirito Santo. Ma qui vediamo come il nemico delle anime nostre vuole invece modellarci secondo il suo pensiero affinché possiamo assomigliare a lui. Il suo obiettivo, attraverso le varie concupiscenze, quello degli occhi, della carne, la superbia della vita, è quello di omologarci al mondo, cancellando la nostra identità di persone appartenenti al popolo di Dio. Perché lui ha un obiettivo preciso. Vuole che gli uomini lo servano e lo adorano al posto di Dio. E questo è l'obiettivo del nemico. Anche se può sembrare soltanto un dettaglio culturale il cambiamento dei nomi di Daniele e dei suoi amici, ma abbiamo visto nei contenuti come non è un semplice dettaglio. Dovevano diventare l'espressione di persone pienamente appartenenti al popolo caldeo, ma soprattutto appartenenti agli dii, agli idoli di Babilonia. Era questo l'obiettivo del re. Consapevole o inconsapevole questo obiettivo da parte del re di Nabucodonosor, ma noi sappiamo chi è il regista che c'era dietro Nabucodonosor, perché è lo stesso che ancora oggi regge le fila del mondo in quanto è il principe di questo mondo. Ma in Daniele troviamo in pratica quello che Paolo scriverà più tardi nell'Epistola ai Romani. Non l'aveva ancora letto, ma per lo Spirito Santo l'aveva già realizzato. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Daniele non accettò di essere omologato al mondo babilonese, ma egli invece arrese la sua vita nelle mani di Dio per essere trasformato, per conoscere e fare la volontà di Dio. Gloria al nome del Signore. E così prese quella santa decisione nel cuore, quella determinata posizione davanti a Dio, che lo ha portato a realizzare la grazia del Signore, che lo ha portato a realizzare l'aiuto di Dio. Quello che poteva essere un semplice proponimento è diventato invece una decisione che ha cambiato il corso della sua vita, quella dei suoi amici, e gli ha permesso di essere usato da Dio in un modo straordinario a Babilonia,
Gloria al nome del Signore. Ed è proprio su questo, cari, nella grazia, che voglio soffermarmi brevemente in conclusione. Dio protesse questi giovani che rimasero fedeli a Lui. E la cosa straordinaria è questa, che Dio li preparava meravigliosamente per un piano glorioso, proprio come Faraone stesso allevò e preparò alla sua corte colui che un giorno sarebbe stato il liberatore di Israele dall'Egitto. Questi giovani dovevano essere degli schiavi, questi giovani dovevano essere giovani che in qualche modo dovevano essere assorbiti dalla cultura e dovevano essere asserviti al re di Babilonia. Ma nella storia di quel breve impero babilonese, Daniele ha avuto un ruolo importante, perché è stato l'uomo di Dio che ha sciolto prima gli enigmi del re Nabucodonosor e poi dei suoi successori, ed era il riferimento in Babilonia come l'uomo più saggio, come l'uomo che possedeva una grande conoscenza per i doni che aveva ricevuto da Dio. Gloria al nome del Signore. Adesso voglio avviarmi veramente alla conclusione per dire che se sei un ragazzo, se sei un adolescente, se sei un giovane, chiunque tu sia, probabilmente, forse tra noi ci sono anche dei giovani, dei ragazzi che non hanno fatto ancora una scelta per il Signore. Però, come Daniele, ad un certo punto ti accorgi di trovarti in un mondo dove regna il nemico della tua anima, che apparentemente ti dà tutto quello che tu potresti desiderare nella vita. Pensate per un attimo, è vero che Daniele e i suoi amici erano stati strappati dalla terra di Israele. È vero che erano stati strappati dai loro legami familiari, ma in cambio era stato offerto a Daniele e ai suoi amici la possibilità di avere la migliore istruzione di quel tempo. Pensate che in cambio a Daniele e ai suoi amici era stata offerta una vita agiata di tutto rispetto. Non a tutti è data la possibilità di vivere alla corte reale. Cioè, abbiamo letto soltanto dei cibi e delle vivande che provenivano dalla mensa reale, ma possiamo immaginare che a questi giovani potevano godere di tutta la vita di corte. È vero che erano stati strappati da quella terra, ma a questi giovani veniva offerta la possibilità di un successo nella vita non indifferente, perché dovevano essere istruiti per diventare funzionari dell'impero più potente del tempo. Ora, è difficile talvolta opporsi sia alla forza stessa del nemico, con violenza erano stati strappati da Israele, ma è difficile anche resistere all'offerta che questo nemico ha posto davanti a questi giovani. Ma Daniele, anche se adolescente, appartiene alla stessa categoria di uomini come Mosè, che hanno rifiutato i tesori d'Egitto e hanno scelto il vituperio di Cristo.
cari giovani, cari fratelli, care sorelle, questa sera Dio chiama a prendere una decisione nel cuore. Probabilmente questa parola giunge a proposito nella tua vita, in un momento delicato, dove forse sei chiamato a fare delle scelte, a fare delle decisioni. Indubbiamente sei combattuto. Sei combattuto perché quello che ti viene offerto sembra qualcosa di molto più grande di quello che hai. Ma considera questa sera la storia di Daniele. Considera la sua esperienza. Considera quale regia c'era dietro la sua storia, perché il regista ancora oggi è lo stesso e il nemico dell'anima nostra ha un solo obiettivo, quello di asservirci a lui affinché serviamo lui e adoriamo lui. Il piano di Dio per me e per te è un altro. Il piano di Dio per me e per te è quello di renderci veramente ricchi di quella benedizione che non è limitata nel tempo, ma di quella benedizione che dura per l'eternità. Il piano di Dio per noi non è quello di far sì che tutti in qualche modo siamo omologati secondo certi standard o secondo certi modi di fare religiosi e bigotti, ma il piano che Dio ha per noi è quello di renderci simili al suo figliolo Cristo Gesù. Se il nemico vuole distruggere la nostra identità, Dio vuole dare a ciascuno di noi dignità. Gloria al nome del Signore. Se il nemico in qualche modo cerca di comprarci con le sue offerte, con le sue ricchezze, Dio invece chiede a me e a te una decisione consapevole del cuore. Egli non cerca di plagiare la nostra mente, egli non cerca di plagiare il nostro cuore, ma egli vuole che noi possiamo meditare, che noi possiamo riflettere sulla nostra vita. Egli desidera che volontariamente possiamo offrire la nostra vita a lui. Gloria al nome del Signore. Se tutto ciò al di là delle tue possibilità, considera che Dio fece grazia a Daniele, Dio ci fa grazia, Dio sostiene la nostra decisione, Dio ci incoraggia, Dio ci aiuta, Dio non ci abbandona, gloria al nome del Signore. Egli ci darà non soltanto il pane della parola ogni giorno, non ci darà soltanto lo Spirito suo che dissederà la nostra vita ogni giorno e non sentiremo il bisogno delle cose speciali e delle cose sofisticate di questo mondo, ma Egli ci elargirà anche i doni, i carismi dello Spirito, affinché in questo mondo noi non viviamo semplicemente come persone inferiori, ma piuttosto come uomini, come donne di Dio che saranno la luce del mondo e saranno il sale della terra. Gloria al nome del Signore. Dio ha un piano glorioso per me e per te. Questa sera questa parola possa incoraggiarti ed aiutarti nelle decisioni del tuo cuore. Non considerare la tua poca forza,
Non considerare che sei un ragazzo, considera Dio che ti chiama a quest'alto onore di servirlo, di onorarlo e di affidare la tua vita nelle sue mani. Il Signore ci benedica. Ci alziamo all'impiedi e adoriamo insieme il Signore. Lo Spirito del Signore è in mezzo a noi, lo vogliamo lodare tutti quanti. È probabile che nella Babilonia della vita, se non in una nazione lontana, ma proprio vicino a casa nostra, ci siamo allontanati da Lui, dal Signore. Questo è il momento di tornare. Dice il canto: ritorno a Te, alla Tua presenza. E vogliamo fare il nostro ritorno adesso, in questo momento, mentre i nostri cuori si aprono e si espandono nella presenza di Dio. Gloria al Suo nome. Gloria al Suo nome. Gloria, gloria, gloria al Signore. Vogliamo tornare a Dio con tutto il cuore, prendere delle parole, parole di ravvedimento, e tornare a Dio e dirgli: torno a Te, Signore. Signore, gloria al Signore, gloria al Signore, gloria al Signore, benedetto il tuo nome, benedetto il tuo nome, alleluia, alleluia. Riceviamo i doni del Signore mentre torniamo a Lui. Gloria al Signore.
non importa quanto grave è l'errore, non importa quale è l'errore, importa confessare l'errore, e l'Iddio perdonatore ci purifica da ogni peccato. Gloria al suo nome, gloria al suo nome. Padre, la nostra preghiera sale a te nel nome di Gesù e ti ringraziamo, ti lodiamo per Gesù Cristo e per quel che ha fatto, ma Signore avvertiamo nei nostri cuori che molti potrebbero trovarsi nell'esigenza di dover tornare a te, e in ogni caso tutti noi dobbiamo tornare a una pienezza di benedizioni che è il disegno che tu hai per ciascuno, e perciò ti preghiamo, aiutaci a tornare a te con tutto il nostro cuore. Vogliamo pregare che la tua parola trovi spazio in ciascuno e che tutti noi possiamo tornarcene benedetti ed in pace. Concedi, Signore, risposta, e eleviamo a te preghiera di intercessione per cuori che non avvertono la tua presenza, per persone che si sono distratte nella confusione di Babilonia, del mondo che ci circonda, che si sono sentiti attirare e quasi smarriti, stanno adesso gridando a te. Signore, perdona, lava, purifica, imbianca nel sangue dell'agnello. Abbiamo un potente nemico, ma un onnipotente Signore. Vogliamo pregarti che tu ci aiuti a tornare a te con tutto il nostro cuore. Ti preghiamo per chi ha bisogno di essere salvato, guarito, liberato, battezzato nello Spirito Santo, perdonato, ristorato. Fai questo adesso, in questo momento, mentre ci accostiamo per fede a te nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gloria.